Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di Room. Room ci viene presentato come il braccio destro del boss e quindi il vice capo dell'organizzazione, anche se la sua identità, il suo sesso e la sua missione sono ancora sconosciuti. Anche se lo riconoscono, lui modifica sempre il tono della voce quando parla con un apparecchio, quando comunica con i suoi subordinati. E la descrizione del suo aspetto varia molto. Infatti, alcuni lo rappresentano come un uomo robusto, altri dicono che sia un uomo femminato, oppure anche una donna forte come un uomo, oppure anche un anziano. Ma c'è anche chi pensa che tutte e tre siano delle controfigure. Ma l'unica cosa sicura è che è rimasto ferito in qualche incidente e ha un occhio artificiale. I principali sospetti di essere Room sono Kuroda, Wakasa e Wakita, e l'autore ha confermato che uno di loro tre è Room. Il primo ad apparire è Kuroda, che era il capo della polizia di Nagano, che poi più avanti diventa il capo della polizia di Tokyo. Poi il caso di Kojaneta di 17 anni fa è strettamente legato a Room, infatti è lui che ha agito. E Conan e Subaru, indagando, scoprono il messaggio segreto lasciato, ovvero, diciamo, non dovevano leggere PTO, ma quello che mancava, ovvero Umaskara. E riordinandolo veniva fuori Asaka Room. Asaka era appunto la guardia del corpo, e quindi stava a indicare che Room era quella guardia del corpo. Poi, sempre in un altro caso, quando un cantante aveva creato una canzone di nome Asaka, Akai, sotto i vesti di Subaru e Konoha, sono andati ad indagare e lì hanno trovato anche Barbon e Belmont, che si era travestita da Azusa. Anche se poi si scoprirà che non c'entrava niente con il caso di Koja Neda, quella canzone. Ma così scoprono che anche loro sono appunto, che Klume è veramente collegato a quel caso. Poi la seconda apparire è appunto Wakasa, che diciamo si nasconde, fa finta di essere timida e impacciata, ma poi si scopre essere anche molto abile e anche molto molto cinica, diciamo. E mentre l'ultimo dei tre a apparire è Wakita, che è uno chef in un ristorante di sushi, che sembrerebbe essere particolarmente interessato più a Goro che a Conan. Poi più avanti tutte e tre si interessano appunto a Shinichi e si vede Room mandare un messaggio a Barbon con scritto di cercare informazioni su Shinichi Kudo e con la scritta in inglese Time is money, ovvero il tempo è denaro. E infatti secondo Barbon Room è un tipo estremamente impaziente. Poi più avanti ci sarà anche Morofushi, che scopre essere il fratello di Scotch, che riconosce Amuro con il Zero, ovvero l'amico di suo fratello, però davanti a Wakita, probabilmente sotto ordine di Kuroda, fa finta di non conoscerlo. Mentre Wakasa più volte si ricorderà dell'omicidio di Koja Neda. Poi Belmont è stato mandato in uno degli ultimissimi casi sotto l'ordine di Room di indagare sulla famiglia Kudo per vedere se era un problema, visto che si era appena stabilita in Giappone. E ultimamente sta, diciamo, comandando i MIB attraverso la sua voce. Infatti si scopre che Room ha un acuto spirito di osservazione, e infatti è anche in grado di rivelare diversi messaggi in codice. E anche a causa della differenza della scrittura in romaggi, credo si pronunci così. E questo può anche far pensare un po' che c'entri Wakasa, perché è una cosa che fanno soprattutto le maestre. Anche se non credo proprio. Ma così decifrando quei codici, salva tutti i suoi subordinati dalla cattura da parte dell'FBI e consente pure loro di contrattaccare. Infatti, Yusaku dice anche che li hanno sottovalutati. E infatti, qui tre sospetti, appunto, anche confermati dall'autore, sono su
Kuroda, Wakasa e Wakita. Quello che fa pensare che Kuroda sia Barbon è che chiama Amuro al telefono, lo chiama Barbon. E anche perché conosce l'organizzazione, magari non ne fa parte, però comunque chiamandolo Barbon vuol dire che è a conoscenza di quest'ultima. Mentre quello che fa Enduro a pensare che non sia lui è che potrebbe avere un ruolo nel caso di Koji Aneda, ovvero potrebbe essere il capo della polizia segreta, cioè il capo della squadra di Amuro. Poi dice probabilmente a Moro Fushi di far finta di non conoscere Amuro, di non riconoscerlo come poliziotto quando è davanti a Wakita. E poi vede anche Aida vicino, ma non la riconosce come Sherry. Quello che fa pensare che Wakata sia Room è che nasconde la sua forza, la sua vera forza, ha tutta la lista dei morti della PTX e anche il pezzo dello Shogi di Aneda Koji. Qui la polizia ha detto che chi lo possedeva probabilmente era l'assassino di quest'ultimo. Però anche lei potrebbe avere un ruolo nel caso di Koji Aneda, infatti potrebbe essere la guardia del corpo Asaka. Però non è detto che Asaka sia Room come avevano pensato all'inizio Akai e Konan, perché poi il messaggio è stato diciamo ricalcolato non in Asaka Room ma in Karazuma, ovvero Renya Karazuma, il capo, il boss dell'organizzazione. Poi non riconosce Shenron Ai, ma questo non, probabilmente non è sicuro, perché magari potrebbe averla riconosciuta, però comunque non, probabilmente non come, cioè lei non fa parte dell'organizzazione, se no l'avrebbe comunque eliminata oppure avrebbe detto a qualcuno. Poi a un certo punto Ai dice a Konan che gli piace la maestra Wakita. Infatti è come aveva detto Conan tempo indietro con Subaru, che poi abbiamo scoperto essere appunto Akai. E in qualche modo lei sembra tenere a Koji Aneda, e poi sa che Amuro è un poliziotto. Infatti durante un caso uscito solamente nel manga viene detto davanti a tutti che lui è un poliziotto, e lei comunque non ha nessun tipo di reazione. Anche se all'inizio fa alcune facce strane, diciamo, e potrebbe averlo riconosciuto come Barbon. Però anche in questo caso, come Sherry, lei sembra essere al di fuori dell'organizzazione. Mentre più sospetto di tutti è Wakita. Infatti è interessato, oltre a Conan, e soprattutto a Goro come Barbon, e anche perché Gina aveva detto di tenere d'occhio comunque Goro. Poi l'unico dei tre che non incontra mai Ai è un anagramma della frase che ha scritto Ruma Barma, ovvero Time is money, in giapponese è Wakita Kanenori. E questo, magari la frase Time is money stava per indicare appunto anche il suo nome finto, anche perché probabilmente indossa un travestimento. Poi, ricollegandoci a quello che su Kuroda, infatti Kuroda sembra fermare Moro Fushi nel dire davanti a lui di conoscere Amuro e di essere amico di suo fratello poliziotto, così perché magari Wakita Sir Room avrebbe capito che Barbon era un infiltrato. Poi non ha mai incontrato né Wakita né Kuroda. Invece Wakasa, scusate, né Wakasa né Kuroda. E invece Wakasa e Kuroda sono incontrati una volta tra di loro. E poi sembrerebbe non avere nessun ruolo nel caso di Koji Aneda. Almeno io non ho trovato nessuno. Invece l'unica cosa che potrei far pensare che non è lui è quando Conan dice nomina Shinichi davanti a lui. Lui non si interessa, anche se Barbon ripete il punto più volte che è un tipo impaziente. Magari però questa potrebbe anche essere una svista magari dell'autore che non ci ha pensato, ma magari anche lui per non farsi vedere davanti a Conan di essere interessato, non si sa. E quindi secondo me Wakita è Room quasi sicuramente al 90%. Se avete qualche teoria voi, oppure qualcosa da aggiungere che non ho detto e che magari mi sono dimenticato, scrivetelo sotto nei commenti. E l'ultima cosa è che nel film, quindi non né nell'anime né nel manga, ha un braccio destro, cioè Curaçao, che poi comunque alla fine del film muore. Per questo video è tutto, lasciate 20 like e uscirà il video su Jin. Ciao a tutti.